Nabi con un sogno, bentornati sul canale. Io sono sempre il buon vecchio Skiriminsu e ragazzi, quante volte vi è capitato ultimamente di perdere contro questa robetta qua? A me, diverse. Volevo portarvi un deck col domatore oggi, ma ho cambiato idea all'ultimo e vi porto questo, ragazzi. Sto deck è OP come lo schifo, ha letteralmente sostituito il mio main deck. Ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere altri contenuti e andiamo subito con la prima partita del video. No, non è un video live e siamo contro MG 2000, che non è il nome di un farmaco, ma è il nome del nostro avversario. Molto bene, molto bene. Allora, molti di voi non è arrivata la notifica del video, dell'uscita del video, sia di questo probabilmente, sicuramente, che dello scorso. Chiedo scusa, ma sto avendo un po' di problemi di tempistiche, quindi non riesco a caricare il video in tempo, ergo non metto la programmazione, quando esce, esce. L'ultimo video è uscito più o meno intorno alle 11, spero che questo esca leggermente prima. Però chiedo umilmente scusa, ma comunque sia, ci tengo a farvi uscire il contenuto. Bene, bene, Gigante Goblin, ragazzi, è overpower, sbroccato, incredibilmente schifoso. Ebbene sì, ho sostituito la trivella con questo mazzo ultimamente nel push. Non vedo l'ora che esca la trivella Evo, perché ovviamente spero che ritorni un pochettino a piacermi. Non, oddio, non che non mi piaccia più. Sto facendo molta difficoltà a vincere le partite. L'unica motivazione è questa. Spero che con la drill Evo cambino un po' le cose, perché è la mia carta preferita, lo sapete benissimo. Non vorrei abbandonarla, ecco. Molto molto bene. Allora, qua siamo contro qualcosa di molto particolare. Va bene. Ok, ti prego, gestitemi sta strega, grazie. Ok, buono che la Fenice mi rimanga da questa parte del campo. Il nostro avversario è costretto a dover sprecare l'Izir per difenderlo, mentre noi carichiamo per il prossimo push. Onesto. Vediamo un po' lui cosa fa. Allora, facciamo fare il trenino. Lui che cos'ha? Il principino e gli sgherri, quindi pronti con le frecce. Ah, c'è anche il principe, ok. Allora, facciamo così, bombarlo Evo che iniziamo a danneggiare la torre. Lui ha le frecce però pronte. Ok, va bene. Guardate qua quanti bei. Quel cavaliere, quel principe è letteralmente esploso. Guardate quanti danni. Lui mette la strega, non ha gli scheletrini a sinistra. Questi sono ingenti danni anche a sinistra. Guardate qua. Ok, Valchiria. Ma non penso basti. Arriveranno sicuramente un botto di danni. Ok. Andiamo di Phoenix. Tra l'altro carica addirittura. Ok, qua è un problema. È un problema. Sono costretto a difendere col gigante. Non l'idea migliore. Non l'idea migliore, perché qua lui prende un sacco di value, può permettersi di pushare sul ponte. E guardate qua, sta sparendo completamente qualsiasi cosa. È sparita completamente qualsiasi cosa e lui c'è ancora un principino in campo. Qua fosse stato lui, avrei messo qualsiasi cosa davanti a quel principino, però non ne approfitta. Quindi noi possiamo caricare così. Ok, andiamo di furia per far fuori. Ah, non ho fatto in tempo. Ok, va bene, la strega è andata, niente più scheletrini. E abbiamo quasi fatto fuori anche il suo gigante scheletro. Nice. Ok, allora andiamo di bomberolo. Lui tanca, ovviamente frecce qua, assolutamente. Ok, quel coso non arriva neanche a torre. Vado ovviamente di gigante Goblin evoluto. Ok, dimmi che tanchi, perfetto, tanca addirittura il cavaliere nero. Qua andiamo di furia e penso che per il nostro avversario non ci sia più niente da fare. Andiamo con la seconda partita. Eccoci qua, siamo contro Courtney. Molto bene. Ehi, Skiriminsu, ma io volevo tanto vedere il deck col domatore. Sì, tranquilli ragazzi, uscirà settimana prossima, non c'è niente di cui aver paura. Lo stavo già registrando, ho già delle partite in canna. Quindi, poco alla volta, adesso faccio uscire un po' tutto quanto. Bene, allora andiamo di Phoenix nella stessa lane per difendere il gigante. Lui c'ha il pescatore. Pescatore antipatico. Pescatore antipatico. Proviamo a fare un minimo di conteggio carte, perché ovviamente è la sua unica difesa, penso, per fermarci il gigante. Lui ha giocato solo una carta post gigante, due con questo stregone. Andiamo di furia. Questi sono dannissimi, non danni, dannissimi. Guardate qua. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Allora, a lui mancano due carte per il Fisherman. Sapete cosa? Io faccio Principe Nero per tankare lo stregone e poi gli metto subito davanti il gigante Goblin. Ok. Lui deve sprecare per forza l'Izir. Forse adesso ha una carta e adesso il pescatore. E questi sono danni. Questi sono danni. Lui ha dovuto mettere un gigante in difesa. Questa è torre. Perfetto, perfetto, perfetto.
Abbiamo calcolato sia il cycle che l'elisir in maniera splendida. Buono, 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 siamo già fantastici. Spero che lui non stia usando la versione quella con la mongolfiera. Perché se no. Allora, fammi calcolare. Allora, stregone, strega notturna, pescatore. Cavaliere, cavaliere sul ponte, cosa mi vuole fare? Eccola qua, infatti, infatti, infatti. Peccato. Allora, facciamo così, l'unica cosa che mi viene in mente è Nil. Speriamo di non prendere troppi danni. Allora, una hit e una hit sola, mamma mia, buono, molto buono, molto 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 buono. Ok, allora, lui è costretto a mettere un gigante in difesa. Ho già detto nella partita prima che non è mai una cosa carina da fare, ma se glielo riusciamo a fare il nostro avversario è ottimo, allora io faccio così, iniziamo a danneggiare la strega, più che altro erano i pipistrelli che mi davano fastidio, tra l'altro qua sono costretto a dover mettere la fenice, quindi sono costretto a pushare adesso perché se mi mette un'altra mongolfiera io non ho niente e ce l'ha in cycle perché ha appena giocato il cavaliere. Buono, buono, buono che il mio principe rimane completamente in vita, quindi lui è costretto a pushare, qua andiamo subito il gigante in mezzo al campo. Così A mi tanca il cavaliere nero, B non mette la mongolfiera. Onesto, siamo già arrivati alla fenice in mano, quindi può fare esattamente quello che vuole e mancano 10 secondi, quindi dubito riesca mai a ribaltare la partita. Onesto, 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 ragazzi, questo mazzo è OP, provatelo se vi va, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e ragazzi andiamo con la terza partita di oggi. Eccoci qua, siamo contro Graspol, ok, nice, probabilmente il nome di un altro farmaco. Oh mio Dio, ma cosa sta facendo? Frecce, vado anche di bombarolo. È impazzito, bro, aggressivissimo. Ok, non penso abbia tantissimo elisir per poter difendere tutto questo. Ah, ok, bro, c'ha il gran cavaliere e... Devo dire che me lo aspettavo. Allora, sapete cosa? Io faccio così. Avevo paura, volevo fargli fare il giro tondo con il gigante, ma avevo paura che il Gran Cavaliere fosse di una casella troppo a sinistra e non veniva distratto. Allora, qua lui non ha tantissimo elisir, però quel pescatore arriva da una distanza chilometrica. Però si becca il dash. Intanto, si becca il dash. Seconda partita di fila contro il pescatore, quindi facciamo ancora attenzione come prima. A non cascare nei suoi tranelli difensivi. Bene, bene, bene. Allora, proverei a partire. Oh, madonna mia, no. Ma perché, bro? Allora, facciamo così. Lui ha pure la Nil. Ok, vado di furia assolutamente sul bombarolo. La Fenice tira un paio di hit in più per fortuna. Meno male che il bombarolo rimane in vita con un niente, mi difende tutti i goblin. Oddio, questa partita non la voglio assolutamente perdere perché è veramente un'umiliazione, diciamogli wow, perché il bro è un fenomeno. Allora, partiamo dal fondo, gli facciamo vedere come si usa il gigante goblin. Ok, lui va di MK particolare dall'altro lato. Vado così. E appena ho 5 vado di principe a difendere l'MK. Ok. Ok, hitta la torre, non fa niente, però guardate il principe nero. Guardate il principe nero, quanti benannini. Ok, va bene, va bene, va bene. Siamo... Frecce prima che quella cosa hitti, per favore. Ok, grazie. Ok, ho calcolato un po' male il tempo del principe, mia colpa. Allora, qua bombarolo, fenice come prima. Anche se va di nil sul bombarolo sto giro. Ok, però, bro, sto giro non ci casco. E tu non hai elisir. Non hai elisir, vado anche di furia. Lui va di nil, ragazzi, guardate qua com'è disperato. L'ha specchiata la Nil, vero? Oddio, sì, per forza, l'ha appena usata per farmi fuori il bombarolo. Questo c'è pure la specchio. Ok, ragazzi, guardate qua quanti bei dannini. Oh, mamma mia, gran cavaliere sul ponte, bro, è fortissimo. Io spero che tu perda e disinstalli il gioco. Allora, qua ovviamente frecce per togliere sia i pipi che la pirotecnica. Evo, ok, quel coso non lo devo difendere. Qua vado di fenice, vado anche di principe, probabilmente ci fa la torre. Ma poco importa, perché adesso abbiamo un grande counter push. Lui non ha il pescatore in cycle, né tantomeno il gran cavaliere. Quindi facciamo così: bombarolo per far fuori quella. No, il gran cavaliere sì, ce l'aveva in cycle, ma qua furia. E quel coso, ragazzi, è a metà vita. Quel coso è a metà vita, frecce per far fuori tutto. Ok, guardate il principe. Boom, bellissima, bellissima, bellissima. Ok,
Ci siamo riportati in splendido vantaggio. Qua il Brose si potrebbe tranquillamente arrendere perché spero di sì, perché non ho più voglia di continuare questo matchup. Fai schifo. Disinstalla il gioco gentilmente per favore a tutta l'umanità e a tutti i prossimi avversari che ti potrebbero capitare. Grazie mille, bro. E noi andiamo con la quarta partita. Vamos. Olè, per la serie Jappo Slayer, finalmente un ragazzo del sollevante. Vai, vediamo come perderà malissimo contro questo deck overpower. Bene, partiamo con un bombarolo, ovviamente cicliamo prima la Evo. Volendo potete sostituire il bombarolo con una pirotecnica, ma a me piace di più il bombarolo perché splasha molto più facilmente tipo scheletrini e quelle robe lì. Ok, partiamo dal fondo, iniziamo a raddrizzarci un po' il cycle. Ok, potrebbero essere maiali, mortaio o minatore. Minatore Cycle. Vediamo un po' che cosa ha da dirci il nostro opponents. Ok, questo matchup soffre particolarmente ovviamente i deck troppo Cycle. Ma fino a un certo punto, cioè secondo me se si arriva tipo nel per 2x3 dell'Elixir che abbiamo ancora le torri intatte, penso che non esista niente che riesca a fermare questa roba. Se non forse Arco X o deck che difendono e basta sostanzialmente. Anche tipo Drill secondo me si soffre parecchio. Ammetto che nel corso delle registrazioni ho vinto contro un paio di Drill in maniera molto semplice, ma secondo me rimangono brutti matchup. Non le ho messe perché non erano veramente partite da mostrarvi, a meno che non ne capiti un'altra nelle prossime. E vediamo allora. Andiamo ancora di Bombarolo, il prossimo è Evoluto. Ok. Un'altra Queen. Allora vado in heal. Ti prego, non camminare troppo. Ok, va bene, frecce. Facciamo fuori tutto. Nice. Ok, lui ha il mortaio, il prossimo Evo, non questo che c'è adesso, perfetto, ok, buono, non faccio niente, aspetto di vedere lui che cosa fa. Non overpusho, tanto lui difende in maniera easy, se poi spreco troppo Elisir per attaccare nei momenti sbagliati, lui mi mette un mortaio Evo a caso, io non lo difendo più e perdo la partita, quindi attenzione. Allora, vediamo lui che cosa faccia, le guardie, ok, tutto sto scattando, tutto ciò. Eccolo qua, io ho soltanto il bombarolo Evo. Nice. Ok, iniziamo a fare qualche dannetto. Io qua mi prenderò un bel po' di danni. Purtroppo non ho niente. Ma pusho perché lui ha sprecato un bel po' di Elisir. Qua ovviamente Nil per far fuori la ciccia lì. Frecce per far fuori sia la ciccia lì che le guardie. E qua ragazzi arrivano un bel po' di dannetti. Un bel po' di dannetti e in più la. Ok, no, usa il tronco. Ma ha sprecato tutto l'Elisir. Secondo me sto coso qua non lo difende più. Cavaliere, ok. Ma non basta, deve mettere per forza altro. Ok, nice, guardia. Andiamo di coso Evo di qua. Buono, mortaio, assolutamente nil. Qualcosa deve arrivarmi torre. Vado anche di furia. Buona la sua tronco. Ok, va bene, ha difeso. Il matchup non è semplicissimo. Come ho detto prima, quando i deck troppo cycle si difendono in maniera molto easy e le difese diventano molto più facili per loro. Tuttavia, siamo nel per 2 e siamo praticamente in pari di danno. Quindi qua iniziamo a prendere molta più value rispetto al nostro avversario. Ok. Allora, partiamo dal fondo. Dal fondo, così che iniziamo poi a ciclare più giganti e le sue difese inizieranno a essere un pochino più difficili. Lui bravo. Bravo perché si tiene il mortaio in difesa e pusha con minatore veleno, quindi buone le sue giocate. Ovviamente andiamo di Nil. Spegniamo subito quella cosa che ci farà fuori tutto il push, ovviamente. Ok, qua ragazzi, basta. Abbiamo un altro gigante. Il suo mortaio è ancora lì, ma sta per esplodere malissimo. Vado anche di bombarolo Evo. Qualsiasi cosa metta lì davanti verrà annichilito. Ok, buono che gli costringiamo a mettere il mortaio Evo in difesa. Onesto, che tra l'altro non ci hitta la torre. Ok, buono. Qua ragazzi, adesso è inutile dirvelo. Inizierò a mettere solo cose sul ponte. Vai, un altro gigante goblin pronto. E qua lui mi sa che è in palla totale, non può difendere tutto. Andiamo così, vado anche di bombarolo per far fuori quelle cose lì. Ragazzi, qua il gigante è voluto, è arrivato a torre. Oddio, lui non può fare più niente. Bello il suo tronco. Ah, non era neanche voluto, perdon. Ho svalvolato io. Adesso c'ho il gigante Evo in mano, è voluto. Ma mi sa che questi due principi non li difende. Poi lui decide di attaccare. Qua è un grosso errore perché qua
Arriva tutto a torre. Buono, ragazzi. Andiamo con l'ultima partita. Il matchup non era semplice, secondo me. Olè, ultima partita del video. Siamo contro Double Sky V. Ok, vero. Va bene. Ok, proviamo a partire col gigante Goblin. È una cosa che non mi piace fare. Ma preferisco tenermi il principe per difese. Ok, andiamo appunto di principe per andare a sciogliere quel cavaliere. Che lui ha principe e cavaliere. Allora potrebbe essere un bel po' di cose. Vado di Nil a caso. Ok, no, peccato. Il cavaliere rimane con uno di vita e va ad attutire il colpo della Nil sul principe, che probabilmente veniva shottato. Principe, oddio, ma questo è Lockbite. Oh no, ho appena utilizzato anche le frecce. Allora, userò il cavaliere nero per difendere i cosi dietro e il bombarolo per il barile. Bello, bello, bello. Lui mette il barile tutto da un lato. Quindi, buona, non abbiamo neanche subito danni. Che fortuna. Ogni tanto gira un po' anche a me. Allora, il matchup è suo. Ma non è 100-0 secondo me, perché non dovrebbe avere edifici. Se non erro, questa versione si gioca senza edifici. A meno che non abbia cambiato la versione, insomma, vi parlo di quella che girava un po' di anni fa. Ok, allora proviamo a fare così, la stessa cosa di prima, ma a sto giro abbiamo il coso Evo. Andiamo di principe. Ok. Ok, andrò anche di fenice, mi voglio tenere le frecce ovviamente. Eh sì, qua me le devo tenere. Ok. Quel coso è stato completamente annichilito da tutto. Però tira una hit a torre, buono, qua vado di furia, qua i lancieri stanno facendo un botto di danni, buonissimo, 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 qua sono un bel po' di dannetti. Ok, allora faccio così e appena ho il bombarolo, perfetto, qua bombarolo, dovrei riuscire a far fuori tutto, spero, ti prego. Ok, va bene, quei cosi non li difenderò, ci prendiamo qualche hit, siamo comunque in vantaggio, perfetto, anzi siamo praticamente in pari, buono così. Tra l'altro lui non dovrebbe neanche avere tipo il razzo, se non erro. Ok, freccio qua per il barile, assolutamente. E la princess non la difendo. Inizio a pushare, tanto adesso ci pensa il gigante a farlo fuori. Ok, lui è andato in buon vantaggio, ma avevo bisogno di caricare il push perché sennò, come prima, lui difende qualsiasi cosa. Ok, onesto, una hit, due hit quasi, quasi. Buoni lancieri che hittano. Ok, qua andiamo di bombarolo. E iniziamo a mettere pressione perché lui secondo me ha utilizzato tantissimo Elisir. Ok. Qua andiamo di frecce, facciamo fuori sia il cerbottaniere che la mascalzona. E buono, qua è torre, ragazzi, mancano 10 secondi. Teniamo duro, cerchiamo di difendere a tutti i costi. Vado di cavaliere nero qua, in modo tale che se anche mette il barile perlomeno lo difendiamo. Perfetto, guardate qua. Nice, 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 nice. Questa non era per niente facile. Ragazzi, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere altri contenuti. Noi ci vediamo nel prossimo video. Bye bye.